allora guardiamo questa board per vedere, probabilmente esaminandola magari riusciamo a mettere insieme dei pezzi che prima non siamo riusciti a mettere insieme. Io ho messo insieme veramente poco fino adesso, a parte le cose ovvie che ci hanno detto, non riesco a capire come tutte queste cose sono collegate tra So loro. close, yet so far away. Beh, ci siamo quasi, non lo We have so, to in do che three main senso? things. Right. Quali? Weapons. Esatto. One, decipher Frank's logbook. Ah, ok. Two, get Nathan's phone to find out where he's been during the Vortex Club parties with Kate and Rachel. Questo non è And see facile. whatever hidden shit he's got in his messages. Vabbè, Three, tanto beat io tiro indietro Stechdich il until he tells tempo. us about Frank, Nathan, and the dark room. Too bad I Quello don't è have a gun compito in the room. tuo. Yes, that's the solution. Sì, We have to infatti, do cioè, non è this che on our potevi own. puntargli una pistola Dude, please contro, let me dai. kick his ass, then rewind. Fine, whatevs, it's your call. No, But anche I perché ogni can't volta che waste tiro on indietro shit il like tempo that. succedono cose brutte a What me more would stessa be e the anche agli truth? altri. Non so It se è il didn't caso even di usarlo matter taking ancora, money sto to pay potere. Frank off. And I'm glad. We have to be better than that. Esatto. I Dai. know. You should get busy in the garage to see what gear you can Ancora, dig ma out. tu non And then alzi mai sto Cyberstalk's names culetto to e see vieni where con that me? leads. Or to who. And be Vabbè. careful of Stepcrack. He's not gonna be a happy camper after you reamed him yesterday Adesso and now devo he's anche giving fare you the la boot. Come on, stealthy perché partner. non ce la faccio. I can't abuse this level of my Eh sì, remorse power. infatti. It's way too dangerous and I need to navigate the Ma present quello without poco ma messing sicuro with non the lo faremo mai past. più, Max, assolutamente mai più. Però anche usarlo così per le cavolate si è rivelato essere un po' pericoloso I'm per te. so sorry, William. It's not fair you had to die twice. Però ci abbiamo provato almeno, dai. Va bene, andiamo. Andiamo in garage, non so che cosa mi sta chiedendo di fare. Se mi chiede di non farmi vedere da David, è un problema. Sì, andiamo di sotto, va bene. Allora, è proprio lì. Bene. Molto bene. E cosa sta facendo? Ti stai guardando allo specchio? Ah no, sta guardando le foto. You Ok. won this battle, Max. You broke up my family. I salute you. David, Avrai fatto un I po' di didn't cose try anche to tu, hurt you. David, Ever. But I won't let anybody eh? hurt Colleen. Esatto. Too late, isn't it? You just better be damn careful with her. Don't you wander off into the dark. Ma cosa significa? Ma qualcuno vuole spiegarmi le cose che dici? Ma perché dovete essere tutti così criptici? Ma non c'è motivo. Ditemi le cose come stanno e magari io capisco. Quanta pazienza. Andiamo Yep, qua locked from the direttamente. other side. Ah, di già. Oh, ma perché la chiudono dall'altra parte se poi tanto io la apro? Allora. Aspettate perché abbiamo perso un po' di roba qui, eh? Ma chi sta scrivendo così tanto? Oh mamma mia. Ok, eravamo arrivati qua, mi pare. Tutti vogliono andare al drive-in, compro i biglietti, ne comprerò uno in caso. Merda, B-, ho preso B- a chimica, com'è possibile? Perché potevamo cambiargli il voto, ma non l'abbiamo fatto. Non lo so chi sei. Warren il ferito, B- fa male. Vorrei averti aiutato, ma pensavo fossi un patito di scienza. A quanto pare no, i miei mi uccideranno. Io, Max, la tua amica Chloe mi ha mandato un SMS per dirmi che sono fuori dal gioco. Sembra gnocca, quindi ti capisco. Davvero, Chloe ti ha mandato un SMS? Di certo non avevo il suo numero. Ora capisco perché non vuoi scimmiare con me. Potresti andare con Chloe. Sembra abbastanza cool per te. Ho un sacco di amici cool come te. Già, come sono fortunato. Anch'io lo sono. Devo andare a più tardi, lo spero. Mi è piaciuta questa conversazione. Bravi. Allora, ma quanti messaggi ho da guardare? Courtney? Ehi tesoro, fammi sapere quando vuoi passare da me e ricevere un makeover con i fiocchi. Oh, grazie Carney, sono strapiena di compiti, ora ti faccio sapere. Grazie ancora per l'offerta. Papà? Ho ricevuto uno strano messaggio. Aspetta un attimo, ok. Ehi tesoro, ho ricevuto uno strano SMS che dice che la mia figlia ficcanaso farà meglio a smettere di farsi gli affari degli altri e a guardarsi le spalle. È uno scherzo, è un numero privato. Oh, mi dispiace tantissimo, un idiota della mia classe ha pensato che sarebbe stato divertente. C'è quell'apostrofo perché stai pensando che sia una ragazza, pensavo fosse Nathan.
Non lo è. Non mi piace che degli estranei abbiano il mio numero, ok? Cioè, tu non sei preoccupata per tua figlia, sei preoccupata del fatto che un estraneo abbia il tuo numero? Nemmeno io, scusa, sto solo facendo il papà. So che è stata una settimana difficile per te, ma questo qua non sta bene. È quasi finita, vi chiamo più tardi, ti voglio bene. Ma questo non sta bene, ripeto. Juliette, ehi Max, spero tu stia bene nonostante tutto. So che sei impegnata, ma chiamami quando vuoi. Ehi Juliette, sei occupata? Non ho tempo per essere occupata, non mi scrivi mai, che succede? Oltretutto, mi chiedevo se avessi mai sentito parlare di un tizio di nome Frank che vive in un camper in giro per Arcadia Bay. Vuoi dire quel perdente giù al fiume? Ho sentito che si fa di metanfetamina tutto qui. Perché stai indagando senza il mio aiuto? No, ero solo curiosa, ci sentiamo presto, grazie. Ok, ma non puoi nascondere niente a Juliette Watson, l'asso del giornalista. Ehi, ti chiami Watson per un motivo. Non sapevo che fossimo così amiche che addirittura vuole indagare con noi. Avevo capito che non era poi questa, cioè, alla fine Juliet Watson non ci ricordavamo manco il cognome se non tiravamo indietro il tempo. Vabbè, Justin, ma chi è sto Justin? Questo non me lo ricordo. Eh? Scusa, avevo il telefono in borsa. Eh beh, capita. Ehi, Justin, sei impegnato? Maxi Max, sono impegnato a fumare, come ma quasi siete tutti impegnati a fumare, mamma mia, che storditi. Conosci Frank Bowers? Droga. Tutto qui? Chiede a Nathan, penso che lo conosca. Ok, ci penso io, grazie Justin, per cosa? Ma questi non sono mica messaggi in ricordo della vita che facevamo prima? Perché mi sembra strano, tutta gente che non conosciamo adesso che non c'è molta amica. Bowers, tra l'altro si chiama come il bullo del quartiere di It, mi pare. Henry Bowers si chiamava, sì, mi pare di sì. Poi, mamma. Continuiamo con la mamma pure. Ok, la pianta. Sappiamo quanto possa essere doloroso, non vogliamo vogliamo sapere come stai. Contattaci, ti chiamo subito, ti voglio bene. È stato bello sentire la tua voce, ricorda la nostra conversazione. Ci sei stata per la tua amica quando tutti l'avevano abbandonata. Kate ha fatto la sua scelta, nessuno avrebbe potuto fare più di quello che hai fatto tu. Sei la nostra eroina e ti amiamo molto, Maxine. Chiamaci se hai bisogno o se vuoi venire a trovarci. Non venire a trovarci senza chiamare prima. Maxine, cosa diavolo sta succedendo al meteo laggiù? Stanno facendo dei test militari o qualcosa di simile? Sei proprio nell'occhio del ciclone. Non commento, sono riuscita a tenere in vita Lisa, quindi c'è speranza. Fin tanto che ci sarai, arrossisce, torna ai miei libri, ci sentiamo presto. Baci, Max. Bah, io devo andare a dar da mangiare al coniglietto. Allora, ok, questo era il primo messaggio, l'abbiamo letto. Max, sono di nuovo Richard Marsh. Volevo farti sapere che il funerale di Kate avrà luogo la prossima settimana. La nostra famiglia farebbe molto piacere se partecipassi. So che ne hai passate tante, ti capiamo se non potrai venire. Kate era il nostro angelo e la tua amicizia con lei è stata una benedizione per tutti. Ti scriverò i dettagli nel corso della giornata. Grazie ancora per essere un bagliore nel buio. La ringrazio, signor Marsh, ci sarò assolutamente. So che le mie parole non significano molto, ma voglio che sappia che Kate è sempre nei miei pensieri. Ok, quindi abbiamo. Sì, abbiamo letto tutto. Ah, quindi va. Aspetta. Sì, giusto, va come un cellulare. L'ultimo che ci ha scritto è stato papà con tutti quelle belle cose che ci ha detto. Allora, aspettate un attimo. No, dobbiamo leggere qui, eh. Qua mi pare che avevamo già letto. Ok, la prima cosa da fare era far uscire dal camper lo spaventoso cane di Frank. Abbiamo usato la classica tecnica da cartone animato, abbiamo lanciato un osso e da Cujo è diventato Scooby-Doo. Il camper di Frank è esattamente come me lo aspettavo, il classico stile trash da spacciatore, ma almeno non è stile serial killer, ma che ne sai. Abbiamo cercato dappertutto e abbiamo trovato quello che Chloe non avrebbe voluto trovare. Mi dispiace che Chloe abbia dovuto vedere le foto di Rachel che Rachel ha fatto per Frank, anche se ci teneva davvero a lui. Per lei questo è solo un altro tradimento, solo un'altra persona che l'abbandona, in un modo o nell'altro ha perso tutti quelli che amava. Sono io, solo io sono tornata dal passato, ma per cosa? Per peggiorare le cose? Come vorrei poter usare il mio potere per tornare a quel giorno in cui preparavamo i pancake? La vita era così semplice. 10 ottobre, caro diario, non voglio mai più distorcere il passato, nemmeno riesco a spiegare quel che è successo. Se ci penso troppo, il mio cervello potrebbe esplodere, non sai il mio, mamma mia.
Che brutto quel momento. Quando provo a descriverlo è come se descrivessi un qualcosa successo a qualcun altro. Qualcuno ha scoperto che Rachel aveva una relazione con Frank Bowers. Chloe era sconvolta ed era letteralmente... No, quando... Madonna, non so più leggere. Quando ha scoperto che Rachel aveva una relazione con Frank Bowers, Chloe era sconvolta ed è letteralmente esplosa. Non riesco mai a parlarle quando è in quello stato e sono stanca di dover camminare in punta di piedi vicino a lei. Continuo a dare la colpa a William per averle incasinato la vita, anche se sa bene che non è giusto. Non posso dire che non sarei altrettanto incasinata, anche se lo sono già di mio. Tornata nella mia stanza, continuavo a pensare come vorrei poter tornare indietro nel tempo e aiutare Chloe. Stavo guardando la foto che William ha scattato il giorno in cui è morto. Improvvisamente ha iniziato a pulsare come se fosse in 3D, come se potessi vedere all'interno della fotografia. Sono stata catapultata dentro alla foto, nel mio corpo da tredicenne. Ero nella cucina di Chloe nel 2008 con Chloe e William, subito prima che andasse a prendere Joyce per l'ultima volta. Visto che il mio potere aveva raggiunto questi livelli, ho deciso di impedire che William morisse. Così ho nascosto le chiavi della sua auto finché non ha avuto altra scelta che prendere l'autobus. Ero così felice di essere riuscita a salvare William, non pensavo che qualcosa sarebbe potuto andare storto. Sapevo di essere nella merda quando, dopo il super riavvolgimento, ho visto Victoria Chase che mi trattava come fossi sua amica ed ero un membro del Vortex Club, allucinante. Sapevo di aver fatto un casino e sono rabbrividita al pensiero di cosa potesse essere cambiato per Chloe. Ne ho avuto un assaggio quando ho visto David Madsen che guidava lo scuolabus. Aveva perso il suo cipiglio, non volevo sapere come era finito a fare l'autista anziché sposare Joyce. Avevo il cuore in gola mentre mi precipitavo a casa di Chloe. Quando William ha aperto la porta, mi sono preparata al peggio. Non è vero, stai dicendo un sacco di balle comunque, Max, perché non era così che sei andata a trovare Chloe. Eri contentissima, non vedevi l'ora di vederla perché pensavi chissà che bella vita che ha adesso. È in quel momento che Chloe è arrivata su una sedia a rotelle, paralizzata dal collo in giù. Non sapevo cosa dire, mi sono stupidamente coperta la bocca per la sorpresa. Il sorriso di Chloe era così sincero e meraviglioso che stavo quasi per mettermi a piangere. Mi sono dovuta adattare senza sclerare o dire a Chloe che ho alterato lo spazio e il tempo per salvare suo padre, facendola finire in un incidente d'auto che l'ha paralizzata per sempre. Era sempre Chloe, ma meno arrabbiata. Questa Chloe era solo grata di essere viva e di avere una famiglia attorno a lei. Stavo pensando, ma se poi tornassimo indietro ad evitare che lei faccia l'incidente, il fatto è che poi devi continuare a tornare indietro a cambiare cose, è così, c'è niente da fare, come Butterfly Effect, mi pare che il film fosse così, che continuava a tornare indietro, avanti, perché ogni volta che cambiava qualcosa andava storto, e sì, quel film è molto bello tra l'altro. Chloe mi ha pregata di passare la notte con lei e naturalmente ho accettato. Ho notato che alcune parti della casa erano più fatiscenti rispetto a prima. Ho visto le attrezzature mediche all'avanguardia e ipercostose di cui ora Chloe ha bisogno, inclusa la sua nuova stanza nel garage. Mi dispiace, David. Nonostante mi sentissi male e disconnessa, Chloe era eccitata all'idea di trascorrere del tempo insieme, soprattutto dopo che mi sono defilata parecchio dal suo incidente. Anche in questo universo alternativo sono un'amica di merda. Il mondo di Chloe era nuovo e unico ai miei occhi. La sua forza, la sua gentilezza e il suo dolore. Doveva prendere una tonnellata di farmaci al giorno, non mi faceva pena, piuttosto mi sbalordiva il suo atteggiamento. Questa Chloe non incolpava nessuno per le sue condizioni, nonostante ne avesse tutto il diritto. Beh, insomma, no, nel senso, è stato un incidente anche lì, era solo più positiva, incredibilmente, e più matura. Abbiamo passeggiato lungo la spiaggia, le balene arenate mi hanno fatto capire che sta succedendo qualcosa di terribile in entrambe le realtà. Vabbè, avete tradotto con tempi verbali a caso, però va bene. E poi Chloe mi ha chiesto di aiutarla a morire. L'incidente le aveva danneggiato gravemente il corpo, i suoi polmoni avevano smesso di funzionare correttamente, stava morendo lentamente e dolorosamente. Si sentiva in colpa per tutti i sacrifici e le difficoltà finanziarie dei suoi genitori. La sua richiesta non era vaga o tormentata, solo concreta, e mi sono odiata per averla condotta a quel destino. Ho accettato, Chloe voleva avere una scelta per l'ultima volta nella sua vita, come potevo biasimarla? Soprattutto sapendo di aver mandato a rotoli l'intero universo prendendo una semplice decisione. Beh, semplice, hai salvato una persona dalla morte, non è una semplice decisione. Come dice il Doctor Who, se tu guardassi le puntate, c'è una persona viva nel mondo e fa tutta la differenza, tutta la differenza. Sapevo che prima o poi sarei dovuta tornare indietro e accettare il vero corso delle cose. Abbiamo passato un'ultima serata assieme guardando Blade Runner, addormentandoci sulle note di Vangelis. E al mio risveglio ho aiutato la mia amica ad addormentarsi per sempre. Dopo la mia visita al nuovo mondo di Chloe era il momento di tornare al futuro. Beh, non è che è andata proprio così, non è che l'avevi previsto, avevi anche paura di rimanerci in quel futuro lì.
Avevo visto le conseguenze delle mie manipolazioni temporali e temevo che il mio potere potesse non funzionare più. Sarebbe stata la crudele vendetta del karma. Fortunatamente sono riuscita a proiettarmi nella foto un'altra volta, annullando tutto ciò che avevo fatto. Addio, William, di nuovo. Ciao, David, di nuovo. Non mi sembra la cosa più importante, David, in questo momento. Comunque volevo dire che secondo me questa cosa che è successa con la fotografia è stata una benedizione per lei. Probabilmente è un'altra delle cose che il suo potere le dà, qualcosa per vedere come cambiano le cose attorno a una persona quando si cambia il passato e si manipola il passato. Quindi probabilmente il suo potere l'ha fatto apposta a darle questa possibilità per farla diventare migliore. Non la leggo questa perché poi mi dimentico che non l'ho letta, perché mi è capitato di leggere pagine a metà e poi di non leggere quello che veniva dopo, e quindi poi lo faremo, partiamo dalla 56. Chissà se me lo ricordo, adesso mi scrivo che siamo arrivati a pagina 56, ecco. Allora, andiamo avanti un attimo di qua, vediamo gli sms, perché a quanto pare... Ah, Chloe ci ha mandato un sms. Prendo il mio berretto di materia grigia e passo a prenderti. E quella non era un emoticon. Ma scusa, ma mi manda gli sms mentre sono a casa sua? Ma stai bene, Chloe? Va bene, adesso dobbiamo andare al garage allora. No, scusate, qual è l'obiettivo? Devo andare di sotto a indagare su David. Potevamo parlare con lui, invece se n'è andato, pensa un po'. Va bene, adesso andiamo nel garage. Allora, vediamo. It looks like David finished his car repairs. Maybe there's some new clues around. Perché non c'è più la macchina? No, dobbiamo... Ma scusami, quella cartella che c'era lì sopra, vi ricordate che l'avevo fatta cadere qua sopra, su questa macchia che non è ancora stata pulita, e poi non l'avevo più. Forse è questa che l'ha tirata giù. Guardiamo. I promise I'll help Miss Grant next time. Non lo sapevo, non la sapevo questa cosa. Ho rivisto i video perché li sto editando mano a mano adesso che sono così avanti nel gioco. E purtroppo la professoressa Grant era lì con la sua petizione in mano, ma io non l'ho calcolata, perché sennò avrei firmato, figurati se faccio mettere le videocamere in tutta la scuola. Ok, in seguito alla nostra discussione relativa al nuovo sistema di sorveglianza del campus, la professoressa Grant mi ha informato che la sua petizione era solo uno dei mezzi di protesta a disposizione. All'alba di questa nuova era della sicurezza alla Blackwell è necessario conciliare la tutela dei nostri studenti e la loro privacy. Quindi c'è ancora speranza? Era solo uno dei mezzi di protesta, quindi ce ne saranno altri, spero. Oh mia, Miss Grant. Allora. Twist that knife. Oh, vediamo cosa si è inventata. Non ho avuto bisogno di una telecamera di sorveglianza per vedere la sospensione arrivare. Ti auguro buona fortuna, professoressa Grant. At least he has one good fan. Allora, vediamo, da anonimo a David Madsen. Ma perché te ne frega che qualcuno sia dalla sua parte, Max? Vorrei sapere. Gentile signor Madsen, volevo dirle che è totalmente ingiusto quello che le è successo. Questa scuola è invasa da sporchi metrosessuali che non apprezzano lei o i militari. Oh, mamma mia. Quando lei era in carica mi sentivo sicuro nel dormitorio e nel campus perché sapevo che lei era lì a proteggermi. Spero torni alla Blackwell a garantirci nuovamente della sicurezza durante la notte. Questa scuola mi spaventa. Anonimo, chissà chi è? Uno degli studenti? Mi sentivo sicuro nel dormitorio e nel campus. Oppure potrebbe essere Samuel, che si scopre essere un altro. Allora, a Raymond Wells. Volevo scusarmi per lo scoppio di rabbia che ho avuto ieri nel suo ufficio. Ero sconvolta all'idea di aver perso il lavoro alla Blackwell senza un'indagine completa dei fatti, il tutto basato solamente sulle dichiarazioni di studenti inattendibili. Inattendibili un par de palle, cioè... Un cancro sta consumando l'Accademia Blackwell e senza di me continuerà a diffondersi. Va bene. Questo qua è un po', full of himself. Vediamo qua cosa c'è. Surveillance cameras at Penn Estates. David must be working for the Prescott. Ah, interessante. Questa è interessante. Ok, quello è... Porca miseria, è la roba dei Prescott. Non so, il maniero dei Prescott. Sono più ricchi dei Malfoy.
Allora, vediamo cos'altro c'è qua attorno. È stato sbattuto fuori di casa, quindi le telecamere le avrà tolte. There's Guarda, more to guarda. David Manson than meets the eye. He Allora, should finish this Joyce. letter to Joyce. Sai che non sono brava a spiegare il perché a volte mi comporto in un certo modo. So solo che nessuno mi ha mai capito quanto te. Non farei mai nulla che possa ferire te o Chloe. A parte comportarti come uno stronzo, prendermi cura della mia famiglia è la mia missione principale, ma lo fai male. Sì, ho superato il limite con la sorveglianza e la diffidenza, certo, sono veramente dispiaciuta e mi vergogno, ma stanno succedendo delle cose strane ad Arcadia Bay che non ti ho mai detto. E quello è il problema, dovreste parlare, bisogna dirle le cose. Sei mia moglie e la mia compagna solo quando mi fa comodo e so che non dovremmo avere segreti. Pensa un po', avevo intenzione di raccontarti tutto, ma avevo bisogno di più prove. No, il problema è quello che i segreti ci devono anche essere, perché le persone sono intitolate ad avere segreti e hanno tutti i diritti di avere segreti, ma per i cavoli loro, non cose che mettano in pericolo gli altri. Se sai qualcosa su Arcadia Bay, ma perché te lo devi tenere, lo devi dire alla gente, no? Invece una studentessa si è suicidata sotto i miei occhi, tu mi hai buttato fuori di casa e la mia figliastra mi odia, per favore. Per favore, che vabbè, non ha continuato. Quella studentessa che si è suicidata sotto i tuoi occhi è stata vista parlare con te, avere problemi e tu la stavi anche fotografando senza che lei ti vedesse. Quindi quest'uomo non è innocente, c'è poco da fare. Cioè, magari ha qualcosa da raccontare e bisognerebbe ascoltarlo, ma se la raccontasse, la That roba che makes me deve sad. raccontare. It was so incredible to see William again. Beh, I wish quello è Chloe una could bella too. parte del tuo dono, il fatto di rivedere una persona che non c'è più, però non si possono Oh, salvare. jeez. David is packing up wedding stuff too. Vabbè, ok. È sparita un'altra pistola. Either Chloe stole another gun or David is out and L'avevamo già armed. vista sta cosa, perché adesso mi preoccupa di più. What the hell did David do for Nathan? And what Allora, did his signor dad Madsen, do la for ringrazio per il David? suo aiuto con Nathan, è molto gradito. Sean Prescott. Ok, qua io veramente non ho una sola idea di cosa stanno combinando questi tutti I insieme. wonder if David is going to the party. A questo party mi sa che porterà qualcosa. Ma sto cane che abbaia. Perché guardi di qua? C'è qualcosa che devo guardare da questa parte? Aspetta un attimo. No, qua non c'è nulla, qua. Neanche ci sarà un'armadietta, ecco. Fa vedere qui. No, aspetta, aspetta. Guarda qui. Oh! Look at the baby blue jay eggs in the Quello che nest. non ho salvato! I better move his Ma plane non le before I devi want to take the shot. fotografare. Adesso come fanno a sopravvivere queste uova? Excuse me. Just one No, picture, fa le foto please. veramente. Vabbè, facciamogli la foto. Sì, però avrà delle conseguenze questa azione. Another photo from my Arcadia Bay No, io wildlife adesso rimetto series. quello dove l'avevo preso. No, no, le rimettiamo a posto. No, secondo me sta meglio così, almeno è protetto. Io c'ho paura che a toglierlo. Non so cosa fare. This plank is good for nest protection, but bad for Vabbè, the la foto nest l'hai bone. fatta, quindi non ti lamentare. Avevo ragione che proteggeva il Whoa, that nido. is a serious padlock Ma on tanto, your ogni volta locker. che faccio qualcosa pesto una Hey merda, David, quindi. what you hiding? Usa cosa? Ah, ok, devo trovare il codice. Buonanotte. Applica cosa? Cosa devo applicare? For once, I don't have time to search for the code. Oh, I need to find a way to break this padlock. Ah, quindi non dobbiamo cercare il codice? Dobbiamo romperlo? Qua, prendi. Okay, I can use that crowbar to pry open the locker. Ti stai facendo un po' troppo gli affari degli altri e con un po' troppa violenza, Max, però il gioco lo prevede, usa. No, no, ho sbagliato, scusami. Dov'è? Usa il piede di porco. Sorry, David, but I bet you would do the Ma same thing sì, to me. beh, sicuramente. Sicuramente farebbe la stessa cosa. Ah, ma c'è. Beh, vabbè, non so come era chiuso questo armadietto, un po' in un modo un po' curioso. Oh,
mappe, appunto, coordinate. Photos of Kate, Nathan. Ok, allora, qua che è? Parcheggio dell'Accademia, lei sa qualcosa, ma di che? Questi cosa sono? Latitudine, longitudine? Oh, mamma mia! Ma di cosa? Coordinate? Ok, chi si è fermato a fare una foto in questo momento? Lui? Ok, Twilight Zone. E la... Questo cos'è? Il pick-up di Chloe? Qua? Cosa c'è scritto? Non vedo cosa c'è scritto. Pay up. Ah, oh, mamma. Sono veramente senza parole. Back to Chloe now. È interessantissimo tutto ciò. Non capisco dove vada questa storia. Non ne ho la più pallida idea. Andiamo da Chloe. C'è qualcosa da It's amazing. Looks like David already booked a room. Ok, almeno sappiamo qual è la stanza. Hotel Bloch. Bloch è l'ispettore di Dylan Dog. Mi piace trovare tutti i nomi che... Ma cosa... non posso andare. Ah, Yo, chiama Chloe. Chloe. Are you ready yet? I have to get back to my dorm. Guarda, è già pronta, guarda. Non si è neanche fatta aspettare. I hit the secret file jackpot. Lei ha scoperto qualcosa dalla faccia, eh? Plus some location coordinates. David is like a one-man surveillance army. Now let's get the hell out. Magari sta facendo l'investigatore privato per qualcuno. Let's go find out what Nathan is hiding in his room. We have to be extra careful. Anche perché nel dormitorio maschile non siamo mai entrati. Ok, Chloe è molto determinata, però è anche un po' pericolosa. Ok, quindi adesso la missione è andare nella stanza di Nathan. Sempre che lui viva nel dormitorio e non viva a casa sua direttamente. E allora lì sarebbe un problema poter entrare. Questi due che parlano? Ma questi stanno sempre fuori a giocare, ma studiate ogni tanto. Questo non l'ho mai visto prima. O sì, forse in classe. Non mi ricordo, certe facce non me le ricordo. Ma sto pay up che c'è scritto dappertutto, anche sull'albero c'era scritto. Un totem che non avevo visto. Probabilmente non sono andata tanto in giro a... Hey Max, a controllare. Oh, hi Mr. Jefferson. I'm okay. And this is my friend Chloe. Yeah. Chloe. Why isn't somebody as cool as you going to Blackwell? I was way too cool for the school. It's a long story. And actual files here. Infatti. I can imagine. Max, are you sure that you're all right? It's weird just being on campus like everything's normal. I know, lame as it sounds. Life sì, l'ultima volta che ci siamo parlati abbiamo parlato di Kate, tra l'altro. On that note, Blackwell duty. Ecco, vai. Remember, I'm going to announce the winner che of the Everyday che Heroes sei. Contest tonight. Io non lo so, questo qua non mi sta tanto simpatico, non ci posso fare niente. Sorry you didn't enter a photo. I understand your reasons. You can't force an artist. Esatto. I feel like a total loser, but ma non dire così, Chloe. Chloe, Max. I'm proud of you for caring so much about a troubled friend. And I take hope in the fact that you have plenty of time to find your way. Just get in the habit of putting your work out there. Thanks, Mr. Jefferson. I'll definitely be there tonight. Me too. I'll be Max's date. You better dance with us at least once. Nobody should have to see me dance. Plus, you don't want to watch the old hipster trying to keep up with the kids. I have some vediamo se balli con Victoria. Yes, you will. Not for teacher. Rose! You are out of control. Not yet. Just wait until the rager tonight. Shut up. Don't be jealous because Mark Jefferson thinks I'm cool. I am so ignoring you. Fine. Since I'm here, I'll see if I can get some dirt from Justin. I haven't talked to him in a while. Now that is a great plan. Quindi lei va a parlare con Justin. E non mi ricordo più la faccia di Justin. Allora. Facciamo bene a star dietro questo qua, perché è pericoloso. Ecco. Buongiorno. Ecco. Allora, guardiamo la bacheca. Good thing I didn't let Chloe take that money from Principal Wells. Ah, ok, quindi stanno facendo i lavori per Alissa. Why you play hard to get when you already hard to want?
fantastico. Non posso parlare con qualcuno. No, aspetta. Non posso entrare così. O posso? Posso? Ah, no? Ah, perché prima devo scoprire dove è la stanza di... Vediamo se scopro dove è la stanza di Nate. Ah, sì? Non l'ho fatta apposta. È colpa mia, non è colpa di Max. Nathan? I was looking for Nathan Prescott and I thought he might be in your class. Mr. Prescott has no class at all. Ah, già è vero che è stato sospeso. I didn't think you were friends. Vabbè, ma fatti anche un po' di affari tuoi. E lo conosce meglio di me. You probably know him better. I've tried. Nathan is a Prescott and with that comes a lot of baggage. Too much for one teenager. Ma anche per altri motivi. Principal Wells did the right thing. I know. Nathan needs real help. Sì, ma tanto aiuto. I did try once, but Mr. Prescott didn't appreciate my help. I did see Nathan leaving the campus looking angrier than usual, so maybe it's good you haven't found him. Sì, vabbè, ma non è che sono cose da dire. Eventi recenti. I was hoping you could explain some of these crazy things happening. Ah, ok. Sta chiedendo could, del tempo. I'd be collecting my Nobel Prize in Science today. I haven't been able to wrap my mind around that eclipse, much less the snow in Wales. Ah, quindi le balene si sono spiaggiate veramente? Pensavo fosse nell'altra realtà. Non ci capisco più niente già adesso. Oltre la scienza? I think this is beyond science. C'è ancora nothing un drone lì dietro. Science except for our lack of knowledge. We may never know why, but that doesn't change reality. I am worried about reality. I feel like it's changing right in front of us. You and Samuel both. We were talking about that before you came over. Our planet is changing, but it's not mystic, it's erosion. Sì, ma tutti nella stessa giornata, però. Gli animali morti? You think that's why all these animals are dying here? Well, our shoreline has been receding, not to mention the daily contamination of the ocean. That's all you need to kill off sea and wildlife. Sì, ma non tutti insieme, ho capito, però. Ma proviamo a parlare del viaggio del tempo. Wormholes and chaos theory. They're like time travel stuff. The only wormholes in Arcadia Bay are underground. And chaos. Ricorda un po' Donnie Darko in questo momento, che anche Donnie parlava con i professori dei viaggi col professore. Would you really change time? Not after reading that Bradbury story, A Sound of Thunder. I won't give it away, but it involves dinosaurs and butterflies. Okay, sì. Time is like a thread, Max. One tug and it all can unravel. Se ne è accorta da sola. Vabbè, parliamo anche di Kate, già che ci siamo. Kate Marsh. Oh, Max. I'm so sorry you had to go through that. Beh. Sweetest student I've ever met at Blackwell. Sono sempre quelli che prendono le bastonate più grosse. Do you need to talk to a counselor? La Blackwell Academy needs the help. There's something terrible going on here. You see it, right? This week hasn't been Blackwell's finest hour. Me and some faculty members won't rest until all the students here feel safe, not bullied. Kate was drugged at the Vortex Club party. Cioè, Kate è l'unica vittima, fino adesso non avete fatto niente. How do you stop that? Shut down that damn Vortex Club for a start. I don't mean to get riled up, but that party should have been postponed. It's extremely tasteless given what happened with Kate. I Prescott. Do the Prescotts have anything to do with the Vortex Club? I mean, they don't get all their money from car washes. No, they don't. But membership has its privileges. Allora è una cosa seria, pensavo fosse roba da studenti. This elitist nonsense has no place here. You're right. I just wish this could be the school that I dreamed about before I came here. I hear you, Max. I love seeing you and Warren and all my students at your best here. But you're all too young to be so cynical. But you truly give me hope. I'm sorry, Miss Grant. I have to get going. I'll see you later. It's always good. Sì, ma dobbiamo scoprire qual è la stanza di Nathan. Nathan is not around. I should go back to Chloe. Però sono un po' curiosa di parlare con
con Samuel. Scusa, voglio chiederti due cose. Been a tough week. I know. Yes, it has, Samuel. Perché questo qua lo conosco poco. How are you? Sad and confused, like everybody else in Arcadia Bay. You look like you have a lot of questions too. Hmm. Parliamo degli animali, perché lui è così bravo con gli animali. About what's happening to the animals in Arcadia Bay. Oh, many do. These poor creatures have no choice in what happens to them. Uccelli morti. What do you think about all those dying birds? Samuel had to bury dozens near the Tabanga. Parlami del Tabanga. Is that cool with the Tabanga? We'll find out if the souls of the bird move on. Huh. Not we can prove it. It's so ominous. Unless it's fate, then it doesn't matter. Le balene spiaggiate. How can anybody explain all those poor beached whales? My dad was a fisherman, and he'd take me out to hear the whales sing. Now they just cry. Hmm. They're not alone these days. I feel so powerless. Oh no. You're the opposite of powerless, appunto, Max. Tu qualcosa la puoi fare. You and Arcadia Bay are connected by time and tide. Mm. So, senti cosa sta dicendo, Max. I'm coming to you. Wow. Gli scoiattolini? Well, I'm glad to see your squirrels are still healthy and happy on the campus. È vero, loro. Loro non sono affected. Oh. Not as long as you're here to take care of them, Samuel. The only thing that calms them is food. Eh beh. Lots of food. Sì, perché loro mettono da parte così sono tranquilli. That I have to feed them now. Bravo, vai a dar da mangiare agli scoiattolini. Oh, scoiattolino è arrivato. Ma perché tieni sempre i guanti su? Occhio, perché quello che passa con lo skateboard è pericoloso. I'm very worried. Arcadia Bay is scared too. Look at the weather and the animals. Not to mention. No, attira no, perché possiamo fare qualche cagata. No, non voglio attirare niente, nessuno, lascia stare. Voglio andare? Dov'è che è? Qua. I hope Max isn't pissed that Warren asked me to the drive-in. Ah, non posso andare al totem. Lo posso guardare almeno. Guarda. I don't think the Tabanga will ever give up any secrets to us. Vabbè, no, giustamente perché c'ha. Ci ha seppellito gli animali lì, non vorrei. Let me know about these rocks. Ah, ok. Sono sotto le rocce gli uccellini. Ok, ok. Allora, andiamo da Chloe perché non sappiamo dov'è Nathan. Però sappiamo che non c'è. Allora? Coast is clear. It would be so cool if you and me were going to school here together. But now you can have Mr. Jefferson all to yourself. Oh, you suck. Now let's get into Blackwell. Sempre sto cazzo di modalità ninja della Blackwell. Ninja che si sono fatte beccare sempre, meno male che c'hai il tempo da tirare indietro, Max. E quindi ora c'è da scoprire. Yes, because I want Nathan Prescott in the room next door. Wait here. Give me the signal if Nathan or anybody. Qual è il segnale però? Batmax. Now I just have to find Nathan's room. Leggiamo fuori, spero. Spero che sia così facile. Allora, vediamo qua. questo non credo che sia. Questo è Ivan, ok. Evan. Evan Rolls. Ah, Evan, ok. Allora, lui non è sicuramente Nathan. Who needs a dorm map anyway? At least I can see that Nathan isn't in room 106 or 108. Ok. Ah, perché qualcuno scrive i suoi nomi, i nomi, e invece altri no. Quindi, vabbè, la 106, la 107 e la 108 no. Vediamo le altre. Qua c'è qualcosa da guardare, no? Qui cosa possiamo guardare? They have one more meeting left. Casual gamer, siete spacciati, unisciti ai Gamer Guys. Ogni settimana giochiamo e analizziamo un nuovo gioco. Da sì, oddio, wow.
dai giochi di strategia agli sparatutto, giochiamo ogni venerdì Wexler Media Center. Ok, vabbè. Qua, giusto per farmi un'idea. Foto di gatti rubate. Il 15 settembre il mio zaino contenente tutti i miei libri scolastici e il mio nuovo tablet è stato rubato dalla mensa. Non mi importa dei libri, ma il mio tablet contiene molte foto dei miei gatti morti. Ma poverino. Quindi sono disposta a offrire una ricompensa senza fare domande, per favore. Quei gatti erano i miei migliori amici. No, ma scusate, disposta. Sarà disposta. Non è il dormitorio dei maschi questo. I will pay cash. Ma perché hanno dato per scontato che fosse una ragazza a parlare? Qua non c'è scritto niente. Non c'è... Perché in italiano hanno dovuto tradurre con il fatto che questa è una ragazza? Non è vero. Secondo me è un ragazzo che ha scritto queste cose. Perché un ragazzo non può avere le foto dei gatti a cui essere affezionato, ma non ho capito. Allora, skateboarding is not a crime. Ah, dentro ci sono Trevor e Dana. Ok, Dana. Allora, vediamo se di qua troviamo Nathan. Questa che stanza è la 100? Non si, 111? This can only be Nathan's room. Prescott's room. mica è facile così. Però Max, seriamente, ormai non ha più nessun riguardo sta ragazza. Oh mamma mia. Speriamo che non ci siano immagini scioccanti appese, visto che non sta tanto bene sto ragazzo. Ok. Now I need to find Nathan's phone or anything with clues. Aspetta che Joyce ci ha scritto. Max, ora che David non è più qui, ho bisogno che Chloe si assuma le sue responsabilità e smetta di comportarsi in quel modo, ma non succederà se voi due vi infilate in guai legali come entrare nella Blackwell di notte. So quello che è successo, quindi non cercare di negare o spiegare, ma ho cancellato il messaggio. Credevo la stessi riportando sulla buona strada, ma a quanto pare mi sbagliavo. Potresti essere una buona influenza su di lei, a meno che entrambe non vogliate giocare alle ribelli. Mi dispiace, Joyce, anch'io a volte faccio cose stupide, però sto cercando di essere un'influenza positiva su Chloe. Lo so, Max, dimentico che siete solo delle giovani adulte. E allora cosa abbiamo risolto con questo messaggio? Niente, signora. Non abbiamo risolto niente. Quindi si sono spiaggiate anche qua le balene, anche in questa realtà. Ok. Non c'è niente di più qua? Ah sì, no, aspettate. 56 era. Ok. Non sono mai stata così felice di vedere Chloe in tutta la mia vita. Non appena ho visto i suoi capelli blu e la sua bellissima faccia incazzata, volevo baciarla di nuovo. Non potevo dirle dove ero stata né il perché. Sarebbe stata l'ennesima cosa che l'avrebbe resa ostile a me e al mondo. Dovevo concentrarmi sulla ricerca di Rachel mentre ero in un'altra linea temporale. Mentre ero in un'altra linea temporale, Chloe si era impegnata a indagare. Ah, c'era un punto, non l'avevo visto. Ovviamente è stato molto più facile esplorare il garage di David, visto che Joyce l'ha sbattuto fuori a calci in culo. Era da un po' che non vedevo Chloe così felice. Mi dispiace ancora per David, ma ha abusato della sua autorità, congedato. È così facile accedere alle sue cartelle segrete quando non c'è. Ecco perché era importante che fosse fuori da casa, così diventava più facile il lavoro di ficcanasare nelle sue cose. Dopo aver fatto il pieno di informazioni, Chloe è entrata in modalità Sherlock esaminando tutti gli indizi sparsi sulla nostra vecchia tavola da disegno. Ovviamente sappiamo che lei è più Watson, no? Elementare. Ammetto che, nonostante la tristezza e il disastro imminente, mi sentivo felice. Felice di essere tornata in azione con la mia migliore amica e i suoi capelli blu farfalla. Stracazzo, sì. ci credo. Ah, qua ha già fatto i disegnini. E questo è William. E loro due da piccole. Da giovani. Mi sto facendo traviare da questo gioco e dalla sua americanità. It's so cute and ironic. I can't believe Nathan still has it around. E quindi, aspetta, questo diploma? Ufficialmente il miglior figlio del mondo. Oh, mamma mia, pensavo fosse chissà cosa. Allora, obiettivo... I thought Victoria had the photo bling. Questo c'ha i soldi. Once again, the Prescott's rule. That monochrome camera is brand new. $6,000. Adesso, d'accordo, è un bastardo per altri motivi, non perché si compra le cose belle. Se c'ha i soldi, Questa cosa. I really hope they were all consenting models. Questo c'è da chiederlo. È bondage. That is so Chloe.
Ehi, coglione, dobbiamo parlare. Dirò a tutti quelli che hai fatto e la pagherai, figlio di puttana. Che non è la traduzione di motherfucker. Non lo tradurrei neanche come figlio di puttana, motherfucker. Comunque, no, no, aspetta, ho sbagliato. È un insultaccio, ma. That is so. Oh my God. Chloe. Oh, ok, questa qua non mi è piaciuta come foto, per niente. Qua c'è gente che si sente in sottofondo. No, Whale songs? no! Oh, Maybe this is the only forse stava saving thing indagando anche Nathan ever lui sul hears. motivo per cui le balene si spiaggiano, non lo so. La lampada. No, ma io la guardo la That lampada. must be the lamp Chloe broke when Nathan drugged her. Ah, quindi quella foto lì di Chloe aveva una lampada vicina. Non l'ho vista, aspettate, That scusatemi. is. Oh my God. Chloe. Ah no, le aveva raccontato Chloe la cosa che gli aveva rotto la lampada boh in testa? No, That must be ho the lamp capito, ho Chloe broke when Nathan sbagliato. drugged Perché her. mi prendi il comando solo quando non voglio? Fammi vedere il poster. That looks like a totally fun show. Even Nathan has a light side. Anche i serial killers è per quello. Guarda qua il Yes, I proiettore. would be cool with having this high-tech Beh, certo. projector. Qua cosa c'è? Bella, Damn, Nathan. That's a nice sì, shot. oggettivamente. If only all your Sì, in energy went into effetti. photography. Vediamo It's so le damn creepy, but the altre. No, guy a me has his questa non own piace style. adesso, sinceramente, con tutto l'affetto. Va bene che si fotografa tutto, ma questa qua Come non. on, Max. You're in the belly of the beast. Search everywhere. I don't think this Sto prescription has provando. helped, Nathan. Ma c'è anche. Cos'è quello? Una bottiglia? Ma si possono tenere ste cose nel campus? Ma davvero? I'd cry too if I had him for a father and had to wear that Cioè, ma io suit. non lo so, ma perché si devono fare le foto vicino ai figli che piangono, che sono incazzati? Cioè, ci sono delle foto veramente che non hanno senso. Usiamo il computer. Aspetta, prima guardiamo il manuale. Oh, Holy c'è una shit. pistola. Ma la lascia così That's in the giro, gun sta Nathan roba? used on Chloe. A Vabbè. gift from Nathan likes his Perché tortured subject ricordiamoci. way too Sì, much. è un po' tanto. Ricordiamoci che These lui l'ha films ammazzata all have Chloe, a in quella linea pattern. temporale che io poi ho tirato indietro. Che film inquietanti, ha These films detto. all have a dark Vabbè, pattern. quello non vuol dire niente, non diciamo cagate adesso, perché non è che. Oh man, that dickhead stole one of my Sì, questa selfies. non è una cosa bella. E qua? Una Nathan took this from croce. Kate's altar. Ma che cazzo è un Why? serial killer? What is Cioè, prende with la this roba dude? della gente morta. Io non lo so, sinceramente, questo Nathan qua is mi way into preoccupa. this party. Bad Ok. sign. Allora, come va? A Victoria Chase da Nathan Prescott. Ciao, bellissima. Fammi sapere cosa indosserai al Vortex questa settimana, così posso indossare qualcosa di altrettanto costoso alla moda. Oh, Madonna. Non vedo l'ora di andare e avrò un sacco di sorprese da offrire a tutti. Ho anche detto, se porti la pistola, soprattutto. Ho anche detto a mio padre di tenere i suoi cani da guardia a distanza, meno male. Così possiamo sballarci senza seccatura, perché i cani venivano a rompervi le scatole. Se deve essere una festa a tema fine del mondo, facciamo le cose per bene, no? Now I remember why I hate you and Questo why che Kate cos'è? will get justice. Ok, facciamo Vortex Club, ottobre 2013, Kate si sfrena. Ah, ok, era Kate, non avevo capito, non vedo bene. Ah, sì, e dietro ci sono i capelli castani di Kate. Sean Prescott might be Nathan's real problem. Ok, questa è una cosa del padre. Non preoccuparti, da Sean Prescott a Nathan Prescott. Nate, so che è stata una settimana stressante. Tua madre e io siamo sempre qui se hai bisogno di parlare. Prendi appuntamento quando vuoi. Prendi appuntamento. Tua madre vuole che visiti il dottor Bill dopo il tour promozionale del suo libro, ma per ora atteniamoci ai tuoi medicinali. Ho bisogno che tu stia calmo e tranquillo fino alla conclusione dei lavori del Pan Estates. So che essere un Prescott può essere un gran peso, ma ti guiderò passo passo come mio padre. È stato difficile per me quando mio padre mi ha aperto gli occhi sul nostro destino, ma un giorno mi ringrazierai. Non preoccuparti della Blackwell, è ora di fare un clistere a questa città di merda. Voglio che tu sia pronto a prendere le redini quando verrà il momento. Non mandare tutto a puttana, figliolo, tuo padre.
Too bad Nathan isn't more like his. Peccato che Nathan non sia più simile a sua sorella. She sounds awesome. Ah, c'è anche una sorella. Vorrei dissociarmi da tutto l'uso che si fa della parola puttana in questo gioco come traduzione, perché purtroppo si traduce così in italiano, però bisognerebbe trovare modi migliori. Non ti preoccupare, Nathan Prescott da Christine. Ah, Christine, ok. Tutto bene dal Brasile, fratellino. È da un sacco che non ti fai sentire, quindi fammi sapere come sta andando la tua entusiasmante vita scolastica alla Blackwell. Continuo a vantarmi con i miei colleghi del paese del Peace Corps che il mio talentuoso fratello Nate ha vinto una borsa di studio a una delle scuole d'arte migliori del mondo. Anche se ti prego, mandami altre foto del campus così che possa vivere attraverso il tuo obiettivo. Mi manchi tu e le tue foto. Che carina. Eh sì, la mamma mi ha detto che sei finito nei guai e che papà ti sta col fiato sul collo, ma devi ignorarlo, affrontarlo. Sai che voglio bene a papà, Nate, ma sono in una giungla dall'altra parte del mondo a causa sua. È un bullo che ha ereditato il potere, non la saggezza. L'unico modo per vincere contro di lui è contrattaccare, non permettergli di farti diventare come lui solo per il nome della famiglia. Fine della predica. Sei a scuola, volevo solo farti sentire un po' più a casa. Torno alla mangrovia, ti penso, farai meglio a rispondermi o ti invio un giaguaro al dormitorio. Che carina, sì, questo ha capito suo padre molto yes, bene. Nathan sure needs diet pills. This is strong stuff. Beh, le pillole per dimagrire non servono solo a dimagrire, magari serve qualche ormone. Disponibile per prescrizione medica. Wow. Kiss as much, Principal Wells. Ah sì, vediamo. Riguarda i recenti avvenimenti dal preside Nathan. Nathan, vorrei scusarmi per le recenti accuse. Il tuo nome e i tuoi risultati scolastici parlano da sé. A volte alcuni studenti fanno così per farsi un nome alla Blackwell. So che tuo padre è arrabbiato, ma l'ho rassicurato dicendogli che non porteresti mai un'arma da fuoco a scuola. Venisse un attimo a guardare nella sua camera, potreste farvi un'idea. Mi auguro che ciò non distolga la tua attenzione dagli studi. Sono certo che questa questione verrà risolta entro la fine della settimana. Sappi che rimango a tua disposizione se hai bisogno di parlare. Sì, veramente, che leccaculo sto uomo. Che schifo anche il preside. Che cosa devo fare? Il computer l'ho usato. Ho guardato in giro, non trovo il cellulare. Ah, non ho guardato qua sotto. Immaginavo. Mi sembrava che non avesse roba del genere. Le più belle tette dell'Oregon, mi sembrava. Nuovi scatti, tra l'altro, perché cambiano. Non è che sono sempre le stesse le più belle tette dell'Oregon, ovviamente. E di qua, libro? I don't think one book can guide the Prescotts. Sta cercando di aiutarsi sulla gestione della rabbia, sì, ne avete bisogno. Ok, ma c'è altro da guardare? No? Ah, i graffi. Ah, posso spostare. Che puoi spostare il divano. Tutti i giochi horror sono Resident Evil soprattutto. Sposta il divano. Let's find out what you're hiding. Ok. Dov'è il cellulare? È lì? Sì, è lì. Che culo. Bene. È strano che non se lo sia portato dietro comunque. Volevo fare questo appunto. Before Nathan comes back. Certo, però quello che vorrei capire è perché l'ha lasciato qui. È una domanda che ho bisogno di farmi. Nessuno mi risponderà. Dai, Chloe, ho trovato il telefono. Damn, Max, you're finally back. Mi sono fatta parecchio gli affari di Nathan. È interessantissimo. È una stanza veramente inquietante, sì, tanto. Check this out. Lo dovete guardare come se fosse una reliquia. Aprilo. Oh. What are you doing in my dorm? Vabbè, ma fatti anche voi di cazzi tuoi, non è che siamo qui per te, per forza. Stop right there, Nathan. Dobbiamo mandare indietro il tempo? È arrivato Warren. Max, I got this. Oh, mamma mia, no, veramente, non prenderle per perché poi ci vivi insieme tu, sei nello stesso dormitorio. Oh, wow, quello se la porta dietro la pistola. Ehi, Warren. Basta? Ferma, Warren. Sì. Warren, stop it. Perché quello lì si mette nei guai. Sì,
Sì, ma la pistola gliela dovete levare da lì. Levategli la pistola da lì e se l'è ripresa. Oh, Madonna santa. Let's go now. Plus, my dad is on his way. You're all fucked. He owns you. Mamma mia. Even if Nathan definitely deserved a beating, we should try to be better than that. Sto pensando, un attimo. No, va bene così. Ci ho pensato giusto un attimo, ma va bene così. Immagino che avrà delle conseguenze pesanti questa azione, figuriamoci. Spero che non ammazzino Warren. That was intense. Però voleva anche un po' vendicarsi, Warren. Penso, Warren. Thank you so much. Sì, però adesso sarà un po' nella merda sto ragazzo, porca miseria. I don't know. I almost went crazy there. Like Nathan. You're not L'hai presa l'altra volta, ti sei vendicato. So where are you going? I better stick with you guys. Just in case you need me to get my Hulk on again. Or should I call the cops on Nathan? No police. Not yet. So maybe you better... Warren, me and Max have to do this on our own. No offense. Sì. It's cool. Whatever I can do to help. Solo che mi dispiace lasciarlo solo perché è pericoloso. Anything you can about Nathan's father. I'm on it. Between the snow and eclipse... Non ci ho pensato, adesso sono un po' preoccupata. Forse dovevamo riavvolgere, perché adesso lo lasciamo un po' nella merda. Sì, beh, speriamo che non muoia anche lui, perché adesso voglio dire, cioè, basta, gente che muore. È l'ultima volta che lo vediamo, è per quello che ha salutato così. È quello il problema suo. He really did give a serious beat down to Nathan. It was a little scary to watch him do that. Sì. Let's make a date with Frank. Will he even answer you? Infatti, non so se se ne è accorto Frank che poi abbiamo frugato in casa like sua, said, praticamente. Frank wants to see me right now. Let's not keep him waiting. Bene. Ok. Però vorrei guardare il cellulare di Nathan. Non si può. Cioè, l'avete appena preso. Era la cosa più importante da fare. Non ci mettiamo lì a guardare il cellulare. Vabbè. Se tanto mi dà tanto, anche il quarto capitolo finirà con un pazzesco cliffhanger, eh? Eh sì, si sono spiaggiate anche in questa realtà le balene. Porca miseria. God, I hate seeing those poor whales like that. Me too. I just think of their families in the ocean out there looking for them. Well, that asshole is going to help us find Rachel. You know what would be great? If I still had a gun. Yes, the chance. Sì, ma basta, Chloe, con sta storia, dai. Frank is scared better. He's a pussy. Potevate riprenderla, non l'avete trovata da nessuna parte. Do not count on my rewind. Seriously. Sì, poi io non ho mai provato a resuscitare. Ah no, è vero, sì, ti ho resuscitata una volta, quindi anche due. We could have guessed this is what would happen to us when we grew up. I'm looking forward to the day when we can just go on a road trip to Portland. Fuck yeah. Vabbè, tanto non è moltissimo che stiamo indagando su sta cosa, prima o poi finirà, So, se non morite cool, prima, okay? Perché, cioè, just non se ne può più. So we can get that code for the book from him. That's all. Quindi abbiamo bisogno di un codice proprio per decifrare quello che ha scritto su sto cacchio di diario, addirittura. Però io leggerei le cose scritte sul cellulare di Nathan, comunque, ragazze. Aspettate. Allora, così, dopo aver ottenuto informazioni da altri membri della squadra, io e Chloe ci siamo dirette al dormitorio dei ragazzi, ovvero il covo di Nathan. Chloe ha fatto il palo all'ingresso mentre io mi sono intrufolata nella stanza di Nathan. E che culo che mentre lei faceva il palo non è successo niente, poi Nathan è entrato dopo. E anche se sono diventata una spia detective super esperta, ci sono ancora cose che mi lasciano a bocca aperta, come la tana elegante ed espressionista di Nathan. È stato come passare dalla luce all'ombra, giuro di aver sentito la temperatura scendere non appena sono entrata. Nathan sa bene che bisogna tenere le apparecchiature fotografiche in luoghi freschi. Io conservo la mia scorta di pellicola istantanea nell'aula del professor Jefferson.
A proposito di luoghi freschi, la stanza di Nathan mi ha fatto venire i brividi. Le foto inquietanti, anche se niente male, tutte le prove sul comportamento abusivo del padre e infine la prova più importante di tutte, il telefono di Nathan, probabilmente pieno di messaggi e misteri vari. E che non volete leggere, non volete aprire. A quanto pare questa è la settimana dello spionaggio dei furti, sono proprio un'eroina di tutti i giorni, eh? Dovresti farti una foto tu e darla al professore per il concorso. A quel punto è arrivato Nathan Prescott, sembrava così allucinato e fuori controllo al punto di farmi provare quasi pena per lui. Quel ragazzo ha bisogno di aiuto, ma mi sono ricordata che è anche uno stronzo e che si era dimostrato pericoloso per me, Chloe e Kate. Prima di poter riavvolgere, Warren è accorso sul suo cavallo bianco e ha dato una testata a Nathan. Bam! Vendetta perfetta, non potevo crederci, nemmeno Nathan. Infatti, Warren è letteralmente entrato in modalità maschio alfa su Nathan. Sì, ma i maschi alfa non è che per forza picchiano le altre persone, eh. Però, vabbè, io queste definizioni veramente non le sopporto. Oh. Ma probabilmente maschio alfa vuol dire anche coglione sotto certi punti di vista, e quindi va bene. Non è stato piacevole, ma avevo i nervi a pezzi per la settimana e ne avevo così abbastanza dei bulli della Blackwell che quasi non volevo fermare Warren. Lui aveva una questione in sospeso con Nathan, ma non era il luogo né il momento adatto, anche se Nathan se lo meritava e mi sarebbe piaciuto vedere Warren dimostrargli chi comanda la Blackwell ora. Vabbè, sta cosa qua mi preoccupa, eh. Mi preoccupa parecchio. Ah, questo è il nido. Abbiamo fatto la foto. Ah, ok, c'erano diverse cose a cui poter scattare la foto, ma non mi dà sempre la possibilità di farlo. Forse lo devo fare io di mio. Cioè, se schiaccio il tasto fa la foto per i fatti suoi. Non credo. Così? No, non fa foto a caso. Cartello. Vabbè, poi proverò a fare foto. Questo è il che gira attorno al camper del minchione. Eh sì, ho capito, adesso andiamo.